ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi vogliamo mostrarvi una super novità di Mattel barra Fisher Price che ci è appena arrivata, vero Anna? Fa la timidona stasera. Ok, vi mostriamo subito cosa ci è arrivato. Prenotate il cappellino, ragazze, in casa, ma c'ho freddo, mi sa che l'influenza sta arrivando. Ma tralasciamo, ragazze, ci sono arrivate le fantastiche, dove siamo? Eccoci, le fantastiche geniette Shimmer and Shine, formato gigantesco. Sono delle bambole veramente grandissime e si chiamano appunto Genietta cambia look. In questo caso abbiamo Shine, la fantastica genietta nei toni del celeste o comunque del blu elettrico, e Shimmer che invece è nei toni del fucsia. Ragazze, sono veramente fantastiche, come al solito ultra dettagliate, hanno dei vestitini fantastici e, come appunto ci suggerisce il nome, queste genietta hanno la particolarità di trasformarsi, quindi possono cambiare parte del loro vestitino e tra le altre cose sono parlanti, perché difatti qui dietro sulla confezione c'è scritto 30 più frasi e canzoni. Vedete, questo è il retro del pack, molto molto carino. Qui ci mostra come la nostra genietta si può trasformare molto semplicemente. Il resto che dire, ragazze, sono un prodotto adatto dai 3 anni in su e io le trovo veramente fantastiche. Potete trovarle già in tutti i migliori negozi di giocattoli e toy center, e io ringrazio ovviamente di vero cuore Mattel per questa sorpresa giganterrima e fantastica. Quindi ragazze, credo che le pile siano già incluse all'interno della confezione, o meglio all'interno della bambola. Andiamo a deboxarle e le scopriamo insieme da più vicino, vero amore? Ed eccoci qui con la prima genietta, ragazze. In questo caso abbiamo Shimmer e devo dire che è veramente fantastica. Ha questi capelli stramorbidosi e straondulati, come al solito sono di un bel fucsia brillante con alcune mesh in celeste, in lilla e in un lilla ancora più pallido. E come potete notare indossa un diadema di perline bianche, qui al centro ha una sorta di gemma in un bellissimo verde acqua, e che dire, ragazze, come sempre sono stampate e dipinte molto molto bene. Il trucco occhi è piuttosto semplice, come potete vedere ha qui qualche dettaglio in lilla, una riga di eyeliner biforcuta ed è veramente molto molto carina, vero amore? A te piace? Indossa anche un rossettino rosa piuttosto acceso e questo è il suo vestitino, molto molto carino. Allora, tanto per incominciare, indossa una canotta lilla arricchita con alcuni dettagli in viola, un gilerino multicolor e le sue maniche sono belle pompose, sempre in lilla. La sua gonnellina poi, come potete vedere, è bella ampia con alcuni dettagli orientaleggianti, e qui poi abbiamo anche un piccolo strato di tulle in lilla che va ad impreziosire un po' tutto il completino. Per il resto indossa questi braccialetti dorati, guardate il dettaglio, ragazzi, sono veramente molto molto carini. E stessa cosa per quanto riguarda le scarpette, che sono a punta e dorate, veramente molto molto bella. Ma adesso proviamola, perché come vi ho detto prima può cantare delle canzoncine e dire delle frasi. Quindi Anna, vuoi provare tu? Com'è che si fa a far parlare questa genietta? Bravissima! Guardate che meraviglia, ragazze! Quindi basta premere la gemma al centro della sua fronte, che tra le altre cose si illumina, è veramente fantastica, e sentiamo cosa dice la nostra genietta. Un desiderio in ogni colore dell'arcobaleno. Adoro gli arcobaleni, quasi quanto adoro i glitter. E tu sai quanto amo i glitter. Tu li adori gli arcobaleni, Anna? E i glitter? Tutto si dice, ragazzi, è veramente carina. Cambiamo il mio look, gira la mia fascetta per capelli. E arriviamo anche qui, ragazze. Qual è il tuo colore preferito? Il mio sono tutti, basta che siano scintillanti. Poi dice delle belle frasi molto lunghe, devo dire. Vabbè, ma è veramente tanto tanto carina, vero amore? Adesso proviamo anche a fargli cambiare il vestitino. Ripeti con me i colori dell'arcobaleno che vedi. Ripeti con lei. Rosso. 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 Viola. 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 Blu. 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 Basta, finiti i colori dell'arcobaleno, ne ha detti 3, vabbè. Boom,
Adesso arriviamo anche a questo, è impaziente di cambiare il suo look. Bella. È veramente molto molto bella, ragazzi. Tra le altre cose, appena l'ho aperta ho provato un attimo a testare i suoi snodi e per quanto riguarda la testa non ne abbiamo, infatti la testolina è statica, rimane ferma, non si può muovere, mentre le braccia hanno uno snodo alla spalla che permette alla nostra bambolina di muovere le mani, le braccia sia avanti che indietro, ma non verso l'esterno. Per quanto riguarda le gambe, ragazze, niente, perché qui, come avrete intuito, c'è il meccanismo che permette alla nostra shimmer di cambiare vestitino e quindi dal busto in giù è assolutamente statica. A questo punto, ragazze, proviamo a fargli cambiare il vestitino, quindi scopriamo questa magia. Che si fa, Anna? Tu hai capito cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Bisogna girare. Adesso ti aiuto io. Che è successo? Che è successo? Allora, bisogna girare la fascetta per capelli. Questa fascetta in plastica, super glitterata e super lillosa. Quindi proviamoci bene. Wow! Evochiamo desideri prediletti. Ma che bella, ragazze! Devo dire che la preferisco assolutamente così, quindi con questa gonnellina più semplice in lilla, con tante striature, dei glitter e alcuni pendenti a forma di gemma. Quindi proviamo a farla cambiare di nuovo. Quindi questa volta bisogna girare in senso antiorario. Anna è emozionatissima. Ogni volta che gli fate cambiare il vestitino, lei canta giustamente. Il movimento poi è abbastanza fluido, devo dire, non si inceppa. Quindi quando lo fate, magari tirate su le braccia della bambola. Riproviamoci. Wow! È veramente molto molto bella, ragazze. Poi ovviamente fatemi sapere quale preferite tra Shimmer and Shine e cosa pensate di questa bambola. A questo punto, ragazze, vado a deboxare anche l'altra genietta e ci ritroviamo qui tra pochissimo. Ed eccoci qua con Shine, ragazze. Intanto volevo mostrarvi che queste bambole si reggono in piedi senza alcun problema e mi stavo dimenticando di mostrarvi che ogni genietta arriva col suo pettinino. Per Shimmer abbiamo questo fantastico pettinino rosa glitter a forma di arcobaleno, mentre per Shine abbiamo questo pettinino in celeste. Ora, ragazze, ditemi se non sono veramente fantastiche. La mia preferita rimane Shine, mi piace proprio. Daniele è rimasto scioccato, pensavi Shimmer, amore? No, a me mi piace. Come colori mi piace tanto Shimmer, ma devo dire che Shine ha proprio un'espressione veramente molto molto bella. Allora, intanto mi piace la sua carnagione, che è leggermente più scura rispetto a quella di Shimmer. Per il resto, come potete notare, ha dei fantastici occhi in lilla. A differenza di Shimmer, indossa, diciamo così, una sorta di mascara che gli dona uno sguardo ultra magnetico. E per il resto, che dire, ragazze, guardate i capelli, anche qui abbiamo una fantastica coda tutta ondulata nei toni dell'azzurro elettrico, fucsia, lilla, celeste chiaro. I capelli sono veramente stramorbidosi. Adesso proviamo anche a pettinare. Potete divertirvi a fare treccine, codine, quello che vi pare, perché sono dei capelli veramente molto molto morbidi. E per il resto, che dire, ragazze, diciamo che il completino che indossano è molto molto simile. Indossano entrambi un gilerino, una canotta, cambiano le maniche perché quelle di Shine sono tutte dorate, e per il resto cambiano anche i colori e i dettagli. Quanto sono belle, amore, vero? E adesso è arrivato il bel momento di provare anche la nostra fantastica Shine. Quindi, come prima, basta premere il diamante al centro. Ecco, un'altra differenza, ragazze, per esempio il diadema di Shine è tutto dorato e tempestato di queste perline bianche, e al centro ha questa sorta di diamante rosso, veramente molto molto bello e particolare. Quindi proviamo a premerlo. Che carina lei! Ogni colore riflette Shine. L'arcobaleno esaudisce desideri più che mai. Wow! Quanta magia c'è da esplorare all'arcobaleno Zarami! Wow!
Ovviamente anche Shine può muovere le braccia avanti e indietro, ma per il resto è totalmente statica, visto il meccanismo, eccetera, eccetera. Mi piace questa cosa che il diamante cambia colore. Molto, molto bello. Daniele sta ballando, ragazzi. E poi, se non sbaglio, dicono frasi diverse, vero Dani? Non ripetono le stesse frasi. La canzoncina è uguale. Quindi adesso proviamo a far cambiare il vestitino anche a Shine. Sì. Ok, quindi come prima basta roteare l'elastico, diciamo la fascetta per capelli. Bellissimo, mi piace tantissimo questa gonna, è molto più semplice, ma devo dire che gli dona un sacco, vero Dani? Quindi rigiriamo in senso anti-orario. Anna ci sta provando, devi farlo forte, amore. Sono riuscita, mamma. Ci sei riuscita, bravissima! Non Sei si capisce più niente, ragazzi. Quindi, che dire, ragazze? Queste sono le nostre geniette Shimmer and Shine. Mi raccomando, fateci sapere qual è la vostra preferita, sia per quanto riguarda i colori, che l'espressione e tutto il resto. Devo dire che sono entrambe bellissime, ma come ben saprete, la mia preferita rimane sempre e comunque lei. Mi piacciono perché sono delle bambole stampate e dipinte piuttosto bene, molto grandi, perché qui si tratta di una bambola di almeno 50 centimetri. Guardate, quindi è veramente molto grande. Mi piace il fatto che parla e che canta, come avrete notato, dice un sacco di frasi. Mi piace il fatto che si illumina il diamantino e ripeto, sono delle bambole fatte veramente molto molto bene, un'ottima idea regalo per questo Natale. Quindi di nuovo ragazze, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ricordo che le geniette Shimmer and Shine cambia look potete trovarle in tutti i migliori negozi di giocattoli e Toy Center, sono un prodotto by Mattel barra Fisher Price. Ragazze, se non ci vediamo prima qui su YouTube, vi auguro delle fantastiche feste, un buon Natale, un bacione grandissimo, un abbraccione gigante. Dove sei, Anna? Saluta anche tu. Saluta di ciao. Ciao. Vi mandiamo di nuovo un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.